Buongiorno, si vede che ho messo il manfrotto che sembro più lontana. Ieri ho editato il video del primo giorno, questa mattina non piove ma è nuvoloso, ho messo la felpa perché sono le 7:30 e fa freschino e adesso rimango nei pressi dell'albergo, cioè vado al nord di Seoul e vado prima a un caffè. Il villaggio apre alle 10, soltanto che volevo venire prima per fare delle foto senza turisti. Vedete, ci sono tutte le case tradizionali. Sperando sia la via giusta, c'è scritto di fare silenzio. Forse è stato uno sbaglio venire presto, perché non capisco dove sono le vie. Di solito seguo i turisti, però cioè, sono nel villaggio ma non capisco dove è la via, dove fanno tutte le foto. Sono arrivata in questo altro tempio e anche questo è gratis. Non ci sono tante recensioni, però guardate che carino. Cioè, non so se è un tempio. Vediamo. Che sono belle con gli abiti tradizionali. Troppo bello. Troppo bello, mi ricorda i drama coreani. Bello. Di quanto puliscono bene questa sabbia a pavimento, mi facevo pure calpestarla. C'è il signore là che pulisce. Qua c'è un'esibizione. Io adesso sono qua. Bello. Vedete nei K-drama che io vedo sono vestiti così, in quelli storici, troppo belli. Bellissimo. Il prezzo è di 3.000 won. Entriamo. Ho dovuto fare la fila per
il biglietto. E in più per il giardino segreto ti conviene prenotare online, ma io non volevo farlo e quindi mi sono prenotata per il tour in coreano. In coreano a mezzogiorno, perché quello disponibile in inglese era alle 3:30, no, troppo tardi. Lì c'è l'ingresso e qua c'è tutto il giardino. Ho un'ora di tempo che poi inizia il giardino segreto a mezzogiorno. Che carini i bambini! Мама, мы кого-то нашли, мы нашли чувачка. Не мы, а я. Я тебе... Anche se prenotate il tour in coreano, poi potete entrare e girare da soli, quello che sto facendo io. Ho appena finito di vedere la foresta qua, il giardino di questo palazzo che vi consiglio. In autunno deve essere bellissimo, però ancora tutte le foglie sono verdi. E adesso devo vedere altri due palazzi, ma non li vedrò perché basta palazzi per oggi. E quindi vado in camera perché si è fatta luna passata, quindi vado, mi riposo e esco direttamente pomeriggio e ceno direttamente dopo. Sono andata in una via di shopping pedonale e adesso sono in un tempio che è diventato il mio tempio preferito perché è pieno di piante. Ora vi mostro il video, ma è spettacolare ed è anch'esso gratuito. Guardate questa pianta, bracotone, bellissimo questo tempio, pieno di piante, guardate quell'albero. Allora, ho finito di fare la doccia e niente, volevo salutarvi. Finita questa giornata per me, comprerò qualcosa al supermercato e mangerò qui in ostello. Quindi nulla, vi saluto
Ci vediamo al prossimo video.